Hey, ciao. Hola. Glitterini, ciao. Io sono Tarzan e oggi mangiamo delle banane. Sì. Dov'è Alice che è sempre attenta alle cose sane? Eccola qua. Chi segue il mio Instagram sa che Alice proprio è sempre, dove ci sono cibi sani, lei è sempre presente, proprio patita per le verdure, quelle fritte soprattutto. Ma bando alle ciance! Infatti qui ho un pacchetto, mi è arrivato, come potete capire è qualcosa che mi ha mandato la Giochi Preziosi. Ed è un, vediamo un po', Giochi Preziosi, sì, col bollino della Giochi Preziosi, tutti pronti? Sì, c'è una scimmietta patatosa all'interno e come avrete capito, no, se non l'avete capito aspettate, l'apriamo piano piano per quelli che non hanno capito. Io la sto cercando tipo da un milione di anni in internet e non l'avevo mai trovata perché era sempre sold out e ha fatto impazzire gli Stati Uniti. Stiamo parlando di un animaletto interattivo. Proop! È lui! Il Fingerling! Perché sto canticchiando così? Perché sono allegra. Ragazzi, stavo cercando questa scimmietta da un sacco di tempo. Sono piccole, sono delle scimmiette bebè, ma siccome la mia mano è in miniatura, vi sembrerà un po' più grande. Quindi diciamo che se siete piccoli e vi sembrerà una scimmietta modestamente grande, anzi, guardate, prendo una LOL per farvi capire più o meno la dimensione, quindi è lievemente più grande di una LOL. Quindi chi ha le mani come le mie, ecco, questa è la dimensione. Facciamo che la dimensione, la grandezza di tutte le cose del cosmo sarà dimensione LOL, quindi un po' più grossa di una LOL. Riappoggiati qui alla mia bottiglietta dell'acqua. Era tantissimo tempo che la cercavo, finalmente sono arrivata in Italia e ringrazio la Giochi Preziosi per avermela mandata immediatamente. E me l'ha mandata Lilla, grazie. Allora, dovete sapere che ci sono tantissimi colori di scimmiette e adesso le andremo a vedere. Queste scimmiette sono carinissime perché sono interattive, quindi se amate fare le coccole e poter interagire con gli animaletti, questo potrebbe farvi innamorare seriamente. Andiamo a vedere che cosa dice la scatola. Compagni di giochi adorabili che puoi portare con te. Wow! A testa in su o a testa in giù amano divertirsi. Monkey around. Quindi proviamo ad aprire. E ah, qua c'è il suo nome. Mi chiamo Mia. No, scegliamone un altro, perché sennò altrimenti tutti avremo una scimmietta viola col ciuffo pelosecchio, 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 parole che solo qui potete trovare, che non esistono sul dizionario, col pelosecchio bianco. E poi ha più di 40 suoni, e sono bebè, quindi sono scimmiette bebè. Ok, sono stata raggiunta da personaggi viola, andiamo a spaccare tutto e tocchiamola. Eccola qui, mi sembra di farla nascere. Com'è carina, benvenuta. Wow, l'alberello io pensavo che fosse vero, in realtà è tipo di cartone, quindi nella scatola troveremo solo la nostra scimmietta. Allora, questo è molto molto morbido. Oh. E anche questa plastichina è tipo gommatina, non è. Tocchiamogli le orecchie subito, diamogli subito fastidio e praticamente oh, si aggancia a tutto. Quindi la prerogativa di questi giocattoli è che si possono agganciare a ogni cosa. La cosa che dovete fare voi fondamentalmente è farla attaccare a voi stessi. Che carino! E sul culetto ha un cutie mark praticamente! Ha un marchietto a spirale. Guardate che carina! Sì, diciamo che sta tranquillamente in una delle mie dita, sulle falangi.
insieme arrivano anche ovviamente le istruzioni, così non ci possiamo sbagliare, e come vi dicevo si attacca a qualsiasi cosa, quindi potete farlo anche con cannucce, penne, maniglie, fratelli che dormono, nonne che russano, tutto quello che volete. Adesso che attentamente ho buttato le istruzioni, posso accendere e guardiamo cosa fa. Oh, come va? Allora, lui ha dei sensori e quindi reagisce alle coccoline, oppure se lo metto a testa in giù, no? Non vuoi? Oppure se gli mando dei bacini? No, mi stai ridendo in faccia? Mi dovresti mandare dei bacini? Quello che volevo, un sacco di affetto. Vediamo se i grattini sulla pancia, no, sulla testa. No, mi sbatte gli occhioni. Che patata. Le orecchie fa qualcosa? Un'altra cosa che avevo letto è che posso attaccarlo sulle mie dita al contrario. E la cosa carina è che chiude e apre gli occhi. Smettila di ridere, non sto dicendo nessuna battuta. È che posso dondolarlo fino a farlo addormentare. Vediamo se sono una mamma fattibile oppure è meglio che aspetti a fare bambini. Dove si addormenta? Sì! No. Ti sei svegliato? Stavi russando? Comunque ho deciso che è un maschio e non una mia, una femmina. Che sento che è un maschio. Si è addormentata! Sì, se smetto di urlare forse non ti sveglio. Ho capito, però sono entusiasta! Che carino! Ok. Ok, adesso proviamo a metterti sulla mia bottiglia mentre studio. Bene, adesso sto facendo finta di studiare il manuale delle altre scimmiette. Come potete vedere ci sono veramente tantissimi colori, quella bianca, quella tutta azzurrina, eccetera eccetera. Però io l'ho attaccata alla mia bottiglietta. Ora, c'è scritto sul manuale che se batto le mani due volte inizia a fare qualcosa di strano. Mi canticchia. Ha un caratterino un po' beffardo. Allora, abbiamo toccato la testa, l'abbiamo pesa testa in giù, l'abbiamo coccolata. Non ci resta altro che fargli fare le puzzette. Per fargli fare le puzzette c'è scritto che dobbiamo tenere la nostra mano qua sopra qualche secondo. Vediamo se funziona. Ha fatto una puzzetta e ci ha anche riso in faccia. Ma sei proprio una scimmietta. Inoltre c'è scritto che queste bebè sono delle chiacchierone e possono fare più di 40 suoni e rispondono in modo diverso anche se sono a testa in giù. Ok, vieni via dalla mia bottiglietta, che cioè se hai fatto una puzzetta sopra fai tu. Come te la passi lassù? Oh, che tenerezza! Diciamo che come animale interattivo è veramente molto carino e scoprire tutti gli altri suoni sarà particolarmente divertente. Ce ne sono 40, quindi sono veramente tanti. La cosa che mi piace di più è che lei interagisce come desidera lei, quindi io posso solamente tentare di fargli fare dei versi, però non posso aprirle le mani a mio piacimento. Anche tutto il resto, tutti i suoi movimenti li fa come vuole lei, apre e chiude gli occhi e si addormenta fondamentalmente quando vuole lei. Io cerco solamente di farglielo fare, però poi ha una sorta di interattività e di volontà tutta sua. È molto
carina al tatto e i colori che ci sono sono tanti, quindi mi vengono incontro, cioè non ci sono solamente le scimmiette bianche o nere come quelle che esistono in natura, sono totalmente folli. In attesa dell'unicorno che vorrei assolutamente avere tra le mie mani, scrivetemi che cosa ne pensate di questi cuccioli di scimmietta. Io li trovo veramente adorabili, ma io sono una fan dei furbi, sono una fan del cagnolino interattivo, il Lovely, l'avete visto sul canale, anzi vi lascio il link sotto. Dove trovarli? Nei negozi di giochi. Io vi lascio sempre nell'info box tutte le informazioni utili, quindi se avete altre curiosità potete o scrivermi un commento oppure spulciare nell'info box per vedere se ci sono già le risposte. Io mi fermo qui, ma prima mi stritola di affetto. Ciao ciao ragazzi, ciao. Wow!